Quel homme êtes-vous? Non credo che dipenda da me poter dire questo. Non hai pensato a me? Su Michelangeli sono tante, è un mito, è una leggenda, e spesso le leggende nascono anche dal fatto, dalla difficoltà, dal mistero che si crea attorno al personaggio. Lui era un divo naturale, nel senso che poi ciò che ha fatto lo ha portato ad essere considerato un mito. Lui di solito suonava poche cose, no? Il suo repertorio, si dice, era molto limitato, ma conosceva tutto. Una sera suonò più di 60 sonate di Scarlatti, così una dietro l'altra. Prima di cominciare un concerto, io sono sicura, alzando gli occhi, che lui vedesse queste immagini meravigliose. Poi partiva e il suo racconto era avvincente. Una delle caratteristiche del maestro era quella poi di non fermarsi sulla scena a prendere applausi. Scompariva subito. Michelangeli fu, dal punto di vista tecnico, il sommo dei sommi, cioè è un pianista che aveva una delicatezza, una super sensibilità che è difficile descrivere al giorno d'oggi, anche perché non abbiamo paragoni. Noi non abbiamo pianisti che possano essere facilmente paragonati a lui. Perfezione, è anche nel gesto, anche nel modo di tenere le mani, è praticamente come se le sue dita fossero perfettamente perpendicolari alla tastiera, ha una posizione
direi quasi incredibile, perché mentre invece magari vedendo Horowitz o suonare o altri pianisti ti accorgi che c'è un approccio più sanguigno, diciamo. Quando si parla della perfezione che lui cercava, ovviamente un suono della mano destra scritto in partitura nello stesso tempo della sinistra dovrebbe essere suonato insieme. Lui li sfalsava a volte un po'. Allora immagino perché, non perché non abbia la tecnica per farli insieme, non perché non sappia che sono scritti insieme, perché aveva la paura che non fossero udibili tutti e due, quindi ci doveva far udire a noi pubblico, non a lui a casa sua, a noi pubblico, doveva farci udire quelle due note. Michelangeli aveva una scienza del tocco fenomenale, che con lo stesso gesto apparente otteneva dei risultati timbrici diversi. I tecnici che hanno servito a Michelangelo tutti hanno parlato di esperimenti, di prove, di incontentabilità continua di Michelangelo per avere un strumento in condizioni tali di funzionamento che gli consentisse di esplicare tutta la sua scienza del tocco. Prendiamo il caso, ad esempio, di un pianoforte che era qui, che il maestro aveva scelto, e ci dice che il pianoforte gli piace, ma vorrebbe che si cambiassero i rulli del pianoforte. Non è questo, naturalmente, il pianoforte che il maestro aveva scelto. Allora, qui ci sono questi rulli. Ci chiede di cambiare questi per metterne altri che lui poi scelse e noi naturalmente abbiamo tolto questi, messo i rulli di suo gradimento e poi gliel'abbiamo presentato. Va bene, il pianoforte gli piace, però a un certo punto fa: Angelo, ma questo re non va bene assolutamente. Ma allora noi guardiamo, eccetera, primo scappamento, secondo scappamento, guardiamo la percussione, guardiamo tutto, ma diciamo, maestro, per noi va bene. No, no, non va bene assolutamente. Non sapevamo più cosa fare, anzi abbiamo detto, maestro, guardi, ci sono altri pianoforti, ne scelga una. No, no, io voglio questo. Allora ci siamo rimessi a guardare e abbiamo scoperto che noi, nell'incollare questi nuovi rulli, abbiamo messo il verso contrario. È quasi impalpabile, ma lui se n'era accorto. Non andava cercando la perfezione aritmetica dell'accordatura, cercava qualcos'altro, un'anima che non sta mai nell'iperperfezione. Per intenderci, le nostre macchinette di oggi per accordare, che sono infallibili, a lui secondo me non sarebbero servite a nulla. Soprattutto un episodio sul finale della prima sonata di Schumann per violino e pianoforte, finale che è una specie di
di moto perpetuo, una serie di note veloci, eccetera. E suonammo questo finale e alla fine Michelangelo viene da me e dice: guarda che non è così. E dice: maestro, perché non è così? Ma perché? Perché se tu guardi bene non ci sono i punti sulle note. E io infatti suonavo quel finale come si suonava, come tutti suonavano, cioè saltando con l'arco sulle corde. E di solito noi facciamo questo quando ci sono i punti sulle note. E lui mi disse: guarda, non ci sono i punti. Dico: sì, maestro, ma è tutto separato. Sì, è tutto separato. E come devo farlo? Dice: lo fai alla corda separando. E dice: maestro, ma non è possibile. E lui mi dice: perché non è possibile? Perché è troppo svelto. Dice: l'hai detto, è troppo svelto. Mi ricordo una battuta che mi confidò in una visita dicendomi che una sonata di Beethoven richiedeva per lui almeno 6 mesi di tempo, 6 mesi di prove, di studio, di prove tecniche e al tempo stesso di prove, diciamo così, teoretiche. Doveva capire che cosa Beethoven voleva dire in quel brano, in quella parte. C'est la première fois aujourd'hui que les téléspectateurs français peuvent voir et écouter Michelangeli. Et moi-même, c'est la première fois que je le vois, à tel point que je ne sais même pas s'il parle français ou non. Vous parlez français? Preferisco di no. Non sembrava cercare di essere un divo. Certo, chi si sottrae, pur essendo grande, chi si sottrae al pubblico, beh, crea questa forma di divismo che poi è una specie di innamoramento collettivo, no? Lei conosce di nome il maestro Benedetti Michelangeli? Sì, lo conosco proprio di persona. Lo ritiene un maestro molto popolare? Sì, nel... molto popolarissimo. È tornato in questi giorni in Italia dalla sua recente tournée nel Nord America. Sentiamo Arturo Benedetti Michelangeli. Innanzitutto, quali sono state le tappe principali della sua tournée? Tra le particolarmente significative posso citare New York, Chicago, la California in genere, Los Angeles in particolare. E infine il Canada, in tutto circa 40 concerti. Michelangeli ha girato il mondo, Michelangeli non si è mai, diciamo così, negato ai concerti, anche se non si è inflazionato come molti altri. Una celebrità e come tale perseguitato molto dalle persone. E allora ci permetta una domanda delicata, per così dire. Alcuni critici d'America hanno sottolineato un preteso freddo distacco tra lei e il pubblico. Com'è evidente, si tratta di un fatto puramente esteriore e superficiale, svuotato quindi a priori di ogni sostanza polemica. A me sembrava molto teso e attento e forse anche impaurito dal pubblico, ma come tutti i grandi,
instaurava una relazione elettrica fra il suo poggiare la mano sul pianoforte e il batticuore del pubblico. Il fatto che lui non si curasse del pubblico, almeno così poteva sembrare, probabilmente derivava dall'estrema concentrazione che lui aveva in ciò che faceva. In realtà un rapporto col pubblico c'è sempre. Cioè quest'idea che, ripeto, nell'interpretazione banale si chiamava freddezza, invece era un enorme calore che però era misto a una piccola quota di panico che lui aveva verso il pubblico. Conoscerà perfettamente il maestro Benedetti Michelangeli. Sì, dato che è un mio illustre cliente, anche se un po' difficile. Per questo l'immagino. Gode qui Arezzo di una grande popolarità. Ah, è popolarissimo. Popolarissimo, però. Molto. Quanto il campione d'Agata. Caspita, allora è veramente un campione del mondo di popolarità. Perché per un musicista, sa, per un concertista, essere nel mondo d'oggi popolare come un grande campione dello sport è enorme. Era cercatissimo. Gli proponevano dei cachet incredibili e ovviamente lui non ha mai accettato questa logica della intensificazione dei concerti per essere strapagato, per, diciamo così, accumulare continuamente. Spesso il maestro veniva accusato di essere una prima donna perché annullava i concerti all'ultimo momento. Uno dei concerti che fu annullato all'ultimo momento fu quello di Londra, famoso. E perché il maestro lo annullò? Perché venne a sapere da un gruppo di fedelissimi amici che era stato incluso in un pacchetto turistico, tutto compreso, e questo gli risultò come fosse una coltellata violenta che impedì a noi di convincerlo a rivedere la posizione. Una cosa che pochi immaginano, pochi sanno, è che disdicendo dei concerti all'ultimo momento ha pagato delle penali fortissime. Ci concesse unicamente la possibilità di annunciare in qualche modo la notizia sul Times il giorno dopo, in maniera tale che potessimo attutire un po' le rimostranze di London Symphony Orchestra e di Barbican Center, cosa che poi evidentemente non riuscì perché i rapporti con questi due enti si ruppero definitivamente. Michelangeli è nato a Brescia da genitori di origine umbra. La madre comprese subito le potenzialità artistiche del figlio, che guidò con severità e grande autorevolezza. La sua morte lasciò in Michelangeli una ferita indelebile. Il padre, insegnante di musica, era un uomo dal temperamento dolcissimo. Aveva un concerto ed è andato a suonare. E quando è tornato, è entrato nella stanza del padre. E il padre gli ha fatto gli applausi con le mani. È stato l'ultimo gesto di comprensione, di amore fra lui e il padre. Credo che sia stato importante questo padre. Incontrai Benedetti Michelangeli a Napoli negli anni 50, inizio anni 50, il quale volle ascoltarmi perché aveva sentito parlare di questo ragazzino, eccetera. Suonai per lui, mi ricordo, due capricci di Paganini e una sonata di Bach. In quell'occasione ricordo che lui stette immobile per
tutto il tempo dell'esecuzione e poi venne da me e mi dette un buffo sulla guancia con le due dita, e vi assicuro che erano due dita talmente forti che mi fece abbastanza male, mi fece boom così. Era una cosa che lui faceva molto spesso quando era contento, quando gli piaceva qualche cosa. Dopo i concerti era allegro, si divertiva, rideva, aveva molto umorismo, prendeva in giro quelli che gli stavano appresso. Quando per esempio certe persone, certe signore si mettevano davanti all'ingresso del conservatorio in attesa che lui uscisse, lui trovava sempre una porticina per scappare. E quelle stavano lì come delle cretine ad aspettare, poverette. Qual è stato il rapporto di Michelangeli con le signore, con le donne? Con le donne? Beh, questo era affar suo. Michelangeli si sposa nel 1943 con una coetanea, Giuliana Guidetti, allieva di suo padre. Non ha mai avuto figli e ha vissuto di fatto l'esistenza di un nomade, senza mai possedere una vera dimora stabile. Michelangeli sorrideva quasi mai, cioè io non ho mai visto sorridere, forse una o due volte. Una volta ho visto sorridere quando ci ha accompagnato a Torino in macchina, ma se no era sempre molto burbero, tant'è vero che io poi dicevo adesso no, ricordo a Buster Keaton, perché non muove un muscolo della bocca, qualche volta i baffi si muovevano un po', ma era veramente, faceva paura. Tanto è vero che Michelangelo poi si è avvicinato e dice: ma che, cioè, ti faccio paura? Dai, tanto dobbiamo parlare di musica, non c'è altro. Suonò spesso alla Scala negli anni 30. Allo scoppio della guerra, la sua fama mondiale e il suo essere spesso in tournée attenuarono l'impegno militare. Venne preso dai tedeschi in una retata e fu liberato fortunosamente. Il 26 giugno 1945, all'indomani della fine della guerra, tornò a suonare per la Scala, gratuitamente. Venne accolto per questo da una calorosa lettera di gratitudine firmata da tutti i musicisti dell'orchestra. È un'altra delle sue caratteristiche fondamentali di tutto il suo percorso durante la sua vita, è stata quella di non aver mai concesso dei bis, perché diceva: io arrivo stremato alla fine del concerto e do tutto, sia nella prima parte sia nella seconda parte, e quindi ritengo di non avere più energie per dare qualcosa ancora di bello agli spettatori. Ha fatto un'eccezione una volta, un'eccezione importante. Mi ricordo che avvenne al Gasteig a Monaco, con la Filarmonica di Monaco, diretta dal grande Sergio Celibidache, e proprio al termine del concerto, con l'orchestra in piedi, col maestro, all'improvviso Benedetti Michelangeli comincia a parlare, lasciando stupefatti tutti.
increduli ad ascoltare il maestro, che annunciava semplicemente che avrebbe dedicato alcuni bis al suo grande amico Sergio Celibidache. Sul maestro sono state dette tante cose non vere e non giuste. Per esempio, lui ai concerti, il famoso fazzoletto nero, no? E anche questo è stato accusato, un atteggiamento, è l'unico che usa il fazzoletto nero, eccetera. Io gli ho chiesto, dico, maestro, ma perché il fazzoletto nero? E mi ha detto, Carlo, perché quello bianco mi distrae. Lui aveva un modo strano di tessere i rapporti umani e questo suo modo, così attento, così generoso di essere, non l'ho mai più incontrato, mai prima e mai dopo. Di colpo mi telefonava e mi diceva, vieni, mi incontro sulla via Cassia. Ma questo magari dopo settimane e mesi che non lo vedevo. Era una sorta di risultato della solitudine. Qui sono io, Arturo Metti Michelangeli e gli allievi. Questa è la prima foto ufficiale dell'inizio del primo corso di perfezionamento, 53. Michelangeli fondò il primo dei suoi corsi leggendari ad Arezzo e, cosa senza precedenti, era gratuito. L'aspetto poco conosciuto di Michelangeli, questo qui, perché naturalmente la fama di concertista è mondiale e risaputa, ma questo aspetto profondamente umano di attaccamento ai suoi allievi è veramente la caratteristica alla quale lui tiene di più. Non ha mai preso una lira dai suoi alunni, perché diceva che la musica è un diritto. È molto, direi quasi sempre, anche pagando di tasca propria il corso del noleggio dei pianoforti. Venivano ragazzi dal mondo intero. Si formavano piccole comunità cosmopolite in cui lui si trovava a fare con la stessa dedizione il maestro, il pastore, il cuoco e il padre. Il corso è già iniziato, vero? Sì, è iniziato il primo di luglio, quest'anno è iniziato prima. E quanti allievi sono? Sono una 35ina. Di ben 10 nazioni, c'è anche un cinese perfino. Anche un cinese, venuto apposta dalla Cina? Venuto apposta da Hong Kong. E questi allievi sono tutti concertisti naturalmente? Tutti concertisti, alcuni docenti in conservatori, insomma sono tutti allievi ultra qualificati potrei dire. Quando mio padre è morto in una sciagura stradale nel 54, lui non mi ha fatto le condoglianze, mi ha telefonato e mi ha detto: vuoi venire a studiare con me? Negli anni 60 Michelangeli aveva dei corsi che l'avvocato Agnelli gli aveva chiesto di tenere al castello di Moncalieri, vicino a Torino. In quel castello gli aveva messo a disposizione 10 Steinway e a quei corsi partecipavano i più grandi pianisti che poi sarebbero diventati dei pianisti straordinari dopo, tra cui Maurizio Pollini, poi c'era anche Marta Argerich e altri pianisti notevoli. Si stava tutto il giorno in conservatorio, a ognuno degli alunni c'era la possibilità che studiasse su un pianoforte perché c'erano diversi pianoforti e poi alla fine della giornata si usciva tutti e il maestro ci portava in un bar a prendere qualcosa. E lui rientrava in conservatorio e studiava tutta la notte. 16 maestri allievi, dalle 8 del mattino, tempestano su altrettanti pianoforti, in obbedienza al programma fissato dal maestro. In genere i pianoforti vengono intabarrati con materassi ed esiste un ordine categorico. Guai a chi aprirà le finestre. Quello che mi ha sempre stupito è questa sua grande passione per l'insegnamento. Probabilmente che non è di tutti, perché gli insegnanti, i grandi solisti, i grandi musicisti in genere non amano insegnare, uno perché non hanno tanto tempo,
Due, perché probabilmente non sempre un grande musicista è un grande solista, è un ottimo insegnante. Il tronco deve essere morbido, ma diritto, non così. Così. Il suono deve uscire naturale dall'articolazione legata. Il maestro teneva moltissimo al legato, cioè non lasciare il tasto finché hai fatto quello successivo. Le corde, se no, si offendono. Era dura aver lezione con lui, perché lui passeggiava in su e in giù alle spalle. Io, per esempio, suonavo e non mi fermava. Ho saputo da amici che hanno avuto modo di fare, di avere un incontro con lui, di studio ovviamente, che lavorare insieme a lui, con lui, era interessantissimo quanto molto impegnativo, perché da quanto mi hanno detto era capace di rimanere su due battute, sull'interpretazione di due battute per molti giorni, quindi per molte lezioni. Questa sensazione di postura strana veniva, secondo me, anche dalla impassibilità del volto. Era spiazzante vederlo in questa impassibilità. Guardate qualche volta delle farse di Chaplin, dove c'è Chaplin che suona, e vedete che Chaplin porta quella stessa impassibilità sul volto, forse per attirare più lo sguardo nostro sui gesti. La sua posizione è una posizione, cioè sembra quasi sfiorare i tasti, no? È sempre perpendicolare alla tastiera ed è sempre dentro la tastiera. Questa è una posizione che non si vede spesso, soprattutto sembra quasi una specie di tecnica invisibile, nel senso che sembra quasi una magia, perché poi alla fine sembra quasi non faccia sforzo, no? Michelangelo stava molto composto, fermo, c'era un movimento anche del viso che diceva poco, c'era qualche movimento del baffo che si coglieva, o pochissimi movimenti in avanti, pochissimi movimenti di gestualità di questo tipo. Aveva una mano molto grande, il suo mignolo era grande come il mio indice e la mano copriva 12 tasti e quindi poteva avere una postura molto più raccolta rispetto a chi ha la mano più piccola. In Sala Nervi, in Vaticano. Gli addetti avevano contornato pianoforte, diciamo questa sorta di palcoscenico
con piante sempreverdi e fiori. Maestro a un certo momento però blocca il suo concerto, si alza e scompare. Tutte le persone rimangono sconcertate, allibite, piene di punti interrogativi. Poco dopo il maestro ricompare e dà ordine agli inservienti di portare via tutte le piante, le sempreverdi, quelle fiorite, eccetera, eccetera. E il maestro riprende a suonare con vigore, con passione. Al termine si saprà che gli inservienti avevano trovato un grillo che faceva cri-cri dentro queste piante sempreverdi. Solo l'udito del maestro, quindi solo il maestro era riuscito a percepire questo suono piccolo del grillo. Il maestro portava praticamente sempre dei maglioni a Dolce Vita ed è stato accusato di, appunto, le solite manie sue del Dolce Vita. Invece non è così. Sempre col pullover di lana, col collo alto fino sotto il collo, sotto il mento, d'estate e d'inverno, perché d'estate diceva che lo protegge dal caldo e d'inverno lo proteggeva dal freddo. E lui aveva 38 maglioni. Non so per quale motivo questo numero, però dovevano essere 38. Vari colori, vari materiali, ma devono essere 38. È accaduto anche questo episodio. Dopo un concerto che è stato tenuto in Vaticano, gli vennero date le onorificenze dell'Ordine di Malta e, diciamo così, in cambio di quel concerto si sarebbe dovuto realizzare un certo progetto per beneficenza. Dopo un certo tempo Michelangeli si accorse, constatò, vide che questo progetto non era stato realizzato secondo le promesse e le intenzioni e allora fece quello che forse pochi fanno, riconsegnò le onorificenze e ovviamente si staccò, prese le distanze da queste insegne. Addirittura ha rifiutato 8 lauree honoris causa, anzi c'è una sua battuta che esprime molto bene questo rifiuto. Disse semplicemente: ma io cosa me ne faccio di 8 lauree honoris causa? Un giorno ho sentito dietro la porta, lui era chiuso nella sua stanza, e cominciato a ripetere un suono. Era una nota, era un si bemolle centrale a distanza di 3-4 secondi, cioè io sentivo. È arrivato l'ora di pranzo, non si mangiava, perché il maestro era anche un ottimo cuoco, tra parentesi. E io mi sono dovuto arrangiare con dei cornetti, che ho trovato, cornetti dolci, poi sono andato a studiare e continuavo a sentire sempre questo si bemolle. È arrivato l'ora di cena, il maestro ancora a suonare questa nota, si bemolle, e ho ricenato con questi cornetti che erano rimasti e verso le 10 di sera è arrivato il maestro tranquillo e dice: beh, cosa vuoi mangiare, Carlo, adesso? Il maestro andava alla ricerca della perfezione assoluta. Pianoforte che i tecnici della Steinway costruirono, è un fuori misura marrone, un gran coda della Steinway, che costruirono proprio per Michelangeli. E il figlio di Mina mi raccontò questo aneddoto, ovvero sia lui arrivò a provare con tutti i tecnici attorno a provare questo pianoforte, lo suonò, fece 2-3 note e poi disse: non mi piace, è troppo dura la tastiera, e lo lasciò lì. A quel punto
Mina, insomma, il tecnico di Mina chiese: ma potremmo prenderlo noi, eccetera, eccetera, e lo comprarono, acquistarono. Ora io vi posso assicurare, avendolo suonato molte volte, che in realtà quel pianoforte ha una tastiera piuttosto pesante, quindi evidentemente la sua, cioè, c'è qualcosa, è un feeling, cioè, ho chiamato il tecnico in Svizzera quando venivo ad accordare e gli ho detto: secondo me questa tastiera è pesante. E lui ha detto: non è possibile, perché ci sono ovviamente dei pesi che sono... lui ha detto, appoggiato il pesino, un piombo sopra, ha detto: vede, se io appoggio questo, che è il parametro per cui il tasto si deve abbassare, il tasto va giù. Ed era vero, però la mia impressione era la stessa di Michelangeli. Accanto alla passione per i pianoforti, coltivava quella bruciante per le auto da corsa. La prima volta venne da me, racconta nelle sue memorie Enzo Ferrari, e mi chiese con un leggero imbarazzo una berlinetta usata. Poi ci rimase fedele e veniva spesso, silenzioso, quasi diafano, con quella sua espressione sconcertante. Guidavo la macchina così come suonava. Una volta mi ha portato da Milano a Brescia nella Ferrari che gli aveva regalato Ferrari, e volava con la macchina. L'unica cosa che posso dire per esperienza personale è che non ho mai, mai avuto tanta paura in macchina una sera dopo quelle famose lezioni a Moncalieri, quando ci volle per forza accompagnare in città. A Torino, e dopo aver mangiato e anche bevuto, perché insomma con lui non si mangiava solo, e lui disse: no, vi accompagno in macchina con questa Ferrari da Moncalieri a Torino. Ci abbiamo messo credo un minuto e mezzo, non so, una cosa di questo genere, e devo dire che ho avuto veramente veramente paura, proprio un momento di terrore. Tant'è vero che altre volte poi che voleva riaccompagnarci, noi trovammo la scusa che c'era un'altra persona che doveva andare a Torino e quindi non volevamo disturbarlo per fare... ed è stato un momento tragico per me, perché veramente una paura folle. Michelangeli scompariva a volte dalla circolazione per settimane. E nessuno sapeva dove fosse. Si chiudeva, isolandosi dal mondo, in un monastero francescano sulle alture di Arezzo. Amava molto San Francesco e per un certo tempo ha vissuto anche alla Verna, quindi in un luogo francescano. Aveva una predisposizione affettiva per la montagna, elettiva. Basti pensare alle due baite di Rabbi in Trentino, dove ha tenuto anche la scuola di pianoforte. Basti pensare ai suoi rapporti sempre a Trento col coro della SAT, Bolzano, l'insegnamento, quindi tutte zone dove domina la montagna. Vous devez être un homme timide au fond. All'infuori della musica sì, solo con la musica non sono timido. Manifestazione di grande commozione che ho visto in Michelangeli, l'unica che ho visto veramente in vita mia, è stato quando ha saputo della morte di Lessona.
maestro Arturo Benedetti Michelangeli, che sarà tra noi tra poco, mi ha pregato di fare gli onori di casa qui nella sua scuola di perfezionamento di Arezzo. Ed io vi presento il pianista che voi ben conoscete, Ludovico Lessona, vincitore del primo concorso internazionale di Bolzano, titolare di pianoforte nel Conservatorio di Torino. Suona per voi Scarlatti. Credo che sia stato uno dei suoi più grandi e più straordinari allievi. Lui aveva un concerto in Svizzera e io andai a sentire questo concerto con la moglie di Lessona, anche lei eccellente pianista e quindi conosceva benissimo Michelangelo, eccetera. Dopo il concerto andammo a salutarlo e lui, come vide la Franca Lessona, scoppiò a piangere. E per me fu un momento veramente terribile, perché vedere questa persona così, che a un certo momento scoppiò a piangere come un bambino, mi rimase molto, molto, molto impresso. E evidentemente Lessona per lui era veramente quasi, quasi un figlio. Era. L'esilio volontario di Arturo Benedetti Michelangeli può essere spiegato in mille modi. Una delle cause è dovuta al fallimento di un'etichetta che aveva appunto, diciamo così, costituito con altri due soci. Il fallimento di questa impresa portò ovviamente il tribunale sulle sue tracce e gli vennero sequestrati i pianoforti, gli vennero contestate appunto non poche cose. Si è come nascosto dal mondo, lì in Svizzera. Alla fine arriverà a Pura, ad abitare a Pura, in una zona molto tranquilla, molto serena. Credo che negli ultimi anni sia stato terribilmente solo, molto solo, quando stava in Svizzera. Era un esilio esagerato, una sorta di autolesionismo. E io l'ho rispettato questo esilio, ho continuato ogni tanto a mandargli dei disegnini. L'esilio gli consente innanzitutto di essere, diciamo così, tranquillo, gli consente di isolarsi, gli consente di approfondire, gli consente di studiare, gli consente di mettere a punto quei determinati meccanismi tecnici che l'hanno portato sostanzialmente alla perfezione. Non dimentichiamoci poi che fu un esilio che va inteso nel senso lato del termine, in Vaticano ci andava. Fortunatamente suonava in territorio vaticano, dico fortunatamente perché ho avuto la fortuna di poterlo risentire alla Sala Nervi quando ha fatto il concerto. Potevo dire, beh, ecco, quella sera ero lì. Io ho per esempio 3 tappi di champagne che conservo, perché questo champagne l'abbiamo bevuto insieme quando io, l'unica volta che sono andata in Svizzera a trovarlo, voleva sapere di tutti i teatri dove aveva suonato in Italia e ricordava la meravigliosa acustica del San Carlo. Lui diceva: l'unico teatro al mondo dove posso suonare anche senza accordare il pianoforte. Di questa brutta storia, la cosa che ha veramente fatto male al maestro è stata sicuramente la scelta dell'autorità di sequestrare indebitamente
i pianoforti del maestro. L'episodio del sequestro dei pianoforti di Arturo Benedetti Michelangeli è, secondo me, una delle pagine nere della storia d'Italia. Qualcuno potrà sorridere perché, insomma, abbiamo pagine nere piene di sangue, di tragedie, come il sequestro di un pianoforte. Però pensare così, ancora oggi, di vivere in un paese dove il fisco è talmente irreprensibile, talmente efficiente, che sequestra il pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli. Allora tu pensi, ci vivi in un paese dove avrebbero sequestrato il pennello a Raffaello, la bicicletta a Moser, no? E non tanto al maestro dispiacque il sequestro di denaro, bensì proprio questa parte qui, cioè i suoi pianoforti, i pianoforti che rappresentavano la sua vita, il suo mattino, il suo pomeriggio, la sua sera, erano i pianoforti che stavano con lui e lui stava con i pianoforti. E quindi possiamo dire che si trattò quasi di una sorta di amputazione per il maestro, dividersi e separarlo definitivamente dai suoi pianoforti. E da qui la decisione di lasciare definitivamente l'Italia. Che non volesse più avere a che fare con il governo italiano, lo Stato italiano, il fisco italiano, la gestione dell'arte italiana, non è del tutto incomprensibile per un personaggio che naturalmente estremizzava tutto, estremizzava la perfezione del suono, estremizzava la fedeltà al repertorio, che aveva un rapporto sacerdotale con l'arte, per nostra fortuna. Un'interruzione della quale non si è data una gran notizia, perché cercavano di non gonfiare la faccenda, ma ci sono stati altri quasi 2 anni di interruzione e per una parese al braccio destro. Ma lui non ostentava questa sofferenza. Dopo che sono andato a trovarlo, dopo 2 mesi, perché non voleva vedere nessuno, cioè, poi finalmente forse stava riprendendo, la prima cosa che mi ha detto, dopo che mi aveva preparato il pranzo, che aveva di un'attenzione, di una sensibilità, io dico, irripetibile. E allora si accomoda sulla sua poltrona, eccetera, si accende il mezzo toscano, come usava a precisare, che non è un toscano, è un mezzo toscano, e poi mi dice, come vedi, ho dovuto ricominciare da capo un'altra volta come un bambino. Ricomincia da capo e con una volontà sovrumana riconquista la forma. Riprende a fare concerti in tutto il mondo. Ma qualche anno più tardi accade un altro evento drammatico sul palco del Teatro di Bordeaux. Il maestro stava suonando
e all'improvviso si blocca, si ferma e solleva piano queste braccia e poi si alza allargando le braccia verso il pubblico, riesce a sussurrare aiutatemi e poi crolla di nuovo giù sul pianoforte e tutti le persone che erano vicino rimangono attonite, i più veloci sono i medici di Bordeaux che comunque mettono in piedi un'unità di crisi eccezionale, quindi l'ospedale di Bordeaux è a disposizione completa del maestro e si fa il miracolo e il maestro è salvato. Era una persona che non poteva morire, poteva rimanere. Nelle prime ore del pomeriggio, pochi amici e familiari hanno salutato Arturo Benedetti Michelangeli. Oggi dunque, semplici funerali, in linea con uno stile di vita che non lo rese certo popolare, restio com'era a fare concessioni allo stesso pubblico che lo applaudiva. Herbert Russell del Houston Post è arrivato a scrivere: egli è un superbo musicista e qualcosa di magico si riscontra in tutto ciò che egli presenta. L'amicizia di Michelangeli non è morta, mi accompagna sempre. Io non è che lo pensi, io ce l'ho dentro. È passato come un soffio, non è uscito di scena con gli applausi, non ha cercato di lasciare traccia, ha lasciato una croce nuda, senza una lapide. Thank you.
siamo entrati in un luogo segreto, mai aperto finora, dove sono conservate le sue casse e le sue carte. Ci siamo chiesti cosa amasse leggere il maestro quando era da solo, nei momenti in cui riusciva a tenere le mani lontano da una tastiera. E scrutando tra i suoi libri, ad un certo punto, abbiamo trovato qualcosa che ci ha stupito. Era un lettore fedele di Topolino.